perché il personaggio che era defunto sotto la sala di Westbrook, questo praticamente era uno scienziato, era un letterato, era un padre di tutto. Perché è importante questo personaggio? Perché colui che scoprì la cura contro la sifilide. Malattia venerea, una malattia. Ai tempi? Sì, 1600, ah. Il personaggio risale a 1600. La lapide su questo è stata l'anima. Come parliamo di 1600? Quelli erano dei periodi particolari. E lui, per fare i suoi esperimenti, usava dei mediati di porti, usava delle cose particolari. Sembrava un po' una stregoneria. Quindi si cercava di nascondere il suo operato, quello che lui cercava di fare. In più lui era veramente strano come personaggio, perché era bassissimo, magrissimo, curvo e inguardabile, bruttissimo. Dicono che era così. Praticamente lui cosa faceva? In alcuni mesi dell'anno si faceva rinchiudere dentro la propria camera e non voleva contatti con nessuno, perché aveva paura del contagio, aveva paura che qualcuno lo potesse contagiare con delle malattie. Quindi cosa succedeva? La donna di casa bussava alla porta, lasciava il mangiare davanti alla porta e se ne andava. Lui apriva, si prendeva il mangiare e si chiudeva la porta. Se riceveva delle visite anche di personaggi importanti, lui non usciva, parlavano attraverso la voce. Quindi tutti questi comportamenti, cioè il suo fisico che lasciava un po' di stupro, questi esperimenti che lui faceva, non lo faceva vedere a quei tempi come un personaggio un po' strano. Ecco perché non è conosciuto tanto, però poi lui lo scopriva con la cura contro la stupra. E da documenti certi, cioè documenti che sono qui, risulta seppellito all'interno della chiesa di San Giorgio. L'unica tomba che è stata trovata è quella che abbiamo visto prima, l'avevamo sopra, e quella è il posto dove è stato seppellito e fumato. Non si sta a chiamare su intorno di là. No.